È finalmente uscita la versione 2022.1 di U-Bot. Questa versione è un balzo in avanti che aggiunge tutta una serie di novità, tra cui un grosso miglioramento dei porti, soprattutto con l'introduzione dei bunker, l'introduzione di un sistema di maree, altre navi militari americane nemiche, nuovo sistema di combattimento. E tante tante cose. Nel video di oggi purtroppo non vedremo nello specifico tutte queste novità, ma proveremo a fare una partita con questa nuova versione e vediamo se riusciamo a accorgerci di qualche differenza. Un'altra importante novità di questa versione è la possibilità di giocare nel 39, quindi cominciare dall'inizio della guerra. Ed è proprio quello che faremo oggi. Ok, cominciamo con una nuova partita. Una brutta notizia purtroppo prima di cominciare. Questa nuova versione è incompatibile con i vecchi salvataggi, quindi la nostra campagna in corso dove avevamo completato il primo anno di combattimenti non sarà più continuata. Probabilmente mi piacerebbe ricominciare un'altra campagna, ma aspetterei che il gioco esca dall'early access prima o poi, perché vorrei evitare di fare un altro anno di combattimenti e poi con una nuova versione il salvataggio diventi di nuovo incompatibile. Allora abbiamo tutte le nostre i nostri inizi che avevamo già, 44, 42, 43, 41, 41, 41, 41 e 39. Perfetto, cominciamo dal settembre del 39 con l'U48. Avanti. Allora, io farei hardcore per il momento, poi andiamo a sistemare un po' di cose. Gestione dell'equipaggio esperto. Avanti, perfetto. Allora, linguaggio audio tedesco, tutorial introduttivo no, modalità di salvataggio normale. Prospettiva di gioco normale, sistema di viaggio realistico, c'è cioè un sistema dinamico che penso tagli alcuni momenti del viaggio, preferisco il realistico perché immagino ci dia più possibilità di essere intercettati da aerei o intercettare navi. Difficoltà della IA mettiamo su medio, difficoltà dell'economia teniamo medio, gestione estesa dei marinai sì, difficoltà di gestione dei marinai del morale difficile. Morale nella campagna che avevamo fatto non era praticamente mai scattato. Modalità di mira esperta è l'opzione di combattimento nel quale bisogna fare tutti i calcoli di tiro da soli. Unità in chilometri va benissimo. Chilometri e nodi direi però. Formato di coordinate classico. Gestione del ciclo, sì, completamento della missione automatico solo con abbastanza carburante, poi naturalmente saremo noi a decidere quando fare l'attracco automatico. Danno da collisione, sì, avarie silure realistiche, nasconde avviso di rilevamento, sentina realistica, curvatura terrestre, notti realistiche, difficoltà, danni, difficile, perfetto, è sostanzialmente un setup realistico hardcore, abbiamo il nostro capitano, possiamo andare logicamente a cambiare un po' tutto, farlo un pochino più cicciottello, un po' meno muscoloso, ecco una roba così. Applichiamo, possiamo mettergli, non so, mi piace l'idea di mettergli una camicia a scacchi, perfetto. Pettinatura, pettinati, intanto c'è il cappello, vediamo come sono pettinati, sì, va più o meno bene, cappello da marinaio, cappello da capitano, perfetto, va bene, non stiamo troppo a perderci sui dettagli di questo pezzo. Otto von Wolf, accetta.
Ed eccoci qua. Da qui più o meno il gioco riparte con la logica che avevamo già visto nella lunga campagna. Abbiamo avuto i cazzini iniziali e anche questa specie di piccolo cazzino introduttivo in engine che ci mostra effettivamente un porto. Penso che questo porto non ci fosse nel gioco, nella versione precedente del gioco, ma sicuramente è stato anche migliorato dal punto di vista delle case visibili. Allora, possiamo andare in prima persona direttamente. Eccoci qua. Volevo andare in prima persona. Modalità manuale, perfetto. E allora, adesso è un po' lento. Ok, come si abbandona la modalità manuale? Così. Ok. Ed eccoci sulla nostra bella barca. Effettivamente la città sembra molto più dettagliata. Abbiamo il nome della città, le bandiere. Proviamo a scendere dalla nave, se riusciamo. Allora, scendi. Sto scendendo sul lato sbagliato, però. E ora dovrò fare tutto il giro. Non so se tutto il gioco è giocabile in prima persona. Allora. Ecco, adesso. Permesso, grazie. Ottimo. E andiamo per prima cosa a parlare con l'ufficiale di comando. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Ok, Gute Arbeit. e Dies possiamo sind die andare in heutigen Aufgaben ammiragliato vom e BDU. vedere Streng le gehalten. missioni. Ci dà come opzione solo tre missioni prima pattuglia, che temo sia una sorta di piccolo tutorial. Essendo del 36, naturalmente, la situazione nel mondo è diversa. C'è l'invasione tedesca della Polonia, come vediamo qui, poi guarderemo meglio la cartina. E la battaglia si concentra o nei Western Approach o nel Mare del Nord. Qui c'è scritto Western Approach da qualche parte? No, Mare del Nord, perfetto. Allora, io proverei questo quadrante che ci dovrebbe permettere di arrivare anche vicini alla Norvegia, Norvegia che in questo momento forse è ancora un paese neutrale. Seleziona, perfetto, abbiamo la missione, ottimo. Andiamo in magazzino dove dovremmo trovare il nostro vecchio amico Hans, che non è cambiato di una virgola. Parliamo Was con brauchst du, lui, Herr Kaloy? Hans Fischer, sempre lui, la persona che in qualche modo si teletrasporta in qualunque porto dove attracchiamo. Probabilmente ce lo portiamo dietro in nave, ma non lo sappiamo neanche noi. Allora, solite cose, vediamo cosa Ciao, Mark. c'è. Andiamo a comprare un po' di pezzi di ricambio, possibilmente tutti i pezzi di ricambio che avete a disposizione. Facciamo così. Allora, cibo, un po' di verdura, un po' di frutta. E abbiamo già finito i soldi. Allora, quindi andiamo anche a rivendere un po' di verdura, vendiamo, perfetto. Carburante prima di finire completamente i soldi, riforniamoci, siluri, riforniamoci sempre con uno da zero per il momento. I magazzini sono tutti pieni, abbiamo un po' di spazio per le munizioni. Procediamo a comprare un 10 e un. E no, a questo punto abbiamo finito i soldi. Usciamo e salutiamo. Perfetto. A questo punto abbiamo la nostra prima pattuglia. Possiamo risalire a bordo e dare uno sguardo al sottomarino, al sommergibile, che non dovrebbe essere radicalmente diverso. Non vedo le reclute.
Fortunatamente mi hanno spostato l'ammiragliato vicino alla nave, non devo andare più fino a là. Vedo delle reclute allenarsi là in fondo, spero non bisogna non si debba andare fino là in fondo. Per le reclute ci sono dei pallini verdi qua e là. Ritorniamo a bordo. Rigiriamo attorno di qua. E risaliamo. Perfetto, saliamo. La modalità prima persona è molto divertente, molto immersiva. La grafica è sinceramente molto accattivante. Scendiamo, ok. E siamo sul ponte. Una delle cose che dovrebbero essere state gestite dalla patch è stato la possibilità effettivamente di combattere dalla prima persona. Non so questo cosa comporti, ma lo proveremo. Poi mi dicono che i bagni funzionano, qui stanno già mangiando alla grande. Volevo arrivare qua in cambusa e dare un'occhiata alla cambusa, non al cuoco. Ecco, no, non volevo fare il cuoco, abbandona la posizione. Bello come si è vestito al volo. No, volevo aprire la cambusa in realtà. Allora, qui c'è il bagno, giustamente, e qua c'è la cambusa. Perfetto, questo è la cambusa. In cambusa andiamo a mettere tutto il nostro bel cibo, trasferiamo un po' di patate indietro e anche la frutta. Questo perché il cibo, la varietà di cibo, è una cosa che alza il morale della truppa. Qua abbiamo quattro varietà di cibo, logicamente più varietà di cibo abbiamo in cambusa, più effettivamente andremo a consumare cibo. Recupera pezzi di ricambio, ok, abbiamo più o meno visto sotto il sommergibile, torniamo a vedere davanti, dopodiché avanziamo il tempo e andiamo. Entriamo finalmente in missione. Qua c'è un giornale, non so se anche quel giornale cambia, sarebbe un bel tocco. Questa è la posizione di navigazione, anche qui non passa automaticamente alla funzione, anche dove la funzione attiva. Qui c'è il nostro letto, la radio, il sonar, no, sonar e radio, no, questa è la radio e questo dovrebbe essere il sonar e il radar, forse, gli idrofoni, eccetera. Un po' di postiletto e la camera siluri con relativi letti. E letti anche qua dietro questo siluro da lancio. Quindi in teoria, una volta lanciati i siluri, dovrebbero esserci più letti. Qua si può aprire un tavolo e giocare a carte, cosa che non facciamo, e invece abbandoniamo del tutto la posizione. Allora, quello che ci interessa adesso è andare in visuale di sezione. Quindi da visuale di sezione usciamo e allora quello che non vedo è il caricamento delle merci. Potrebbe essere già a posto in realtà. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Ok, l'unica cosa che vedete, qui c'è un trasporto in corso e questo invece me lo dà già caricato, quindi non lo so, hanno cambiato di sicuro qualcosa nella parte Kurs auf diese Koordinaten setzen. nella parte del caricamento e quindi noi cosa facciamo ora? Torniamo in soggettiva. Ok,
torniamo sul ponte e partiamo. Sul ponte, sulla torretta. E Herr Kaloy? Ecco. Vabbè, non sono riuscito a fare questo passaggio, allora facciamolo dall'esterno. E amen. Visuale sezione. Ok, usciamo, usciamo. E partiamo. Abbiamo già dato un primo punto di manovra. Non c'è più quel tasto di mollare gli ormeggi. E stiamo avanzando lentamente. Allora, vediamo un po' come è fatto il mondo. Si esce dritti e c'è proprio una chiusa, che è una delle novità di questo, di questa versione. Quindi potremo andare a vedere questa chiusa. A questo punto però io voglio tornare veramente in prima persona. E perché la chiusa voglio affrontarla da solo. Le chiuse sono una cosa carina per il, per l'immersione, per carità, immersione in un gioco di sottomarini è sempre divertente da dire, ma potrebbero anche essere abbastanza tediose da affrontare. Avanti tutta, in porto. Queste cose da Capitano Kirk. Allora, sì, questo nuovo porto è decisamente molto bello. Costruito, strutture, torrette, di tutto. Andiamo in visuale, visuale esterna, e cominciamo a accelerare un po' il tempo, perché altrimenti qua hanno spostato anche tutti i comandi. Allora, cominciamo ad andare avanti lento, avanti due terzi. E direi che le porte si sono aperte. Non mi sembra in realtà di vedere la differenza dell'acqua nella chiusa. Oh, finalmente ha caricato il tubo, si sta chiudendo dietro di noi la chiusa, quindi freniamo. E ora si apre davanti a noi la chiusa e ripartiamo. Sembra che sì, invece io ho provato a dare dei comandi, ma penso che il computer abbia deciso che non ero un marinaio sufficientemente esperto e ha lavorato da solo su questa chiusa. Questa chiusa dovrebbe appunto mantenere l'acqua del mare, l'acqua del porto sempre allo stesso livello rispetto alle maree. Non so quant'è la differenza delle maree qua, e non so neanche in realtà quanto, per quanto abbiano inserito delle maree, nel mentre ci sono dei camion volanti, che devono essere un'arma segreta tedesca. Non guardiamoli troppo, andiamo avanti, e appunto
Non so con l'inserimento delle maree quanto queste maree siano precise rispetto alle coste dell'Europa. Bene, è un momento ottimo per uscire da questa visualizzazione, fare avanti mezza o avanti due terzi e avanti anche un po' veloci con la cosa, se no non arriveremo mai. Geladen. Al ritorno mi piacerebbe però andare al porto di Kiel. Geladen. Per poter vedere se c'è Geladen. effettivamente modellato Geladen. abbiamo già trovato un'imbarcazione. Gruppo di un'imbarcazione, perfetto. Non è in zona di osservazione. Davanti a noi dovrebbe essere più o meno. Eccola lì. Ah no, quello è il punto di pattuglia. L'imbarcazione io sinceramente non la vedo per il momento. Sarà probabilmente comunque un sottomarino, un sommergibile tedesco. Dicevo, volevo andare a Kiel nel ritorno di questo viaggio per vedere se effettivamente è modellato il monumento ai marinai della Prima Guerra Mondiale. E tra l'altro ora è vicino a uno dei pochi U-boot rimasti visitabili. Ok, come immaginavo è un altro U-boot. Salutiamoci, ma non stiamoci a perdere troppo tempo. Allora, eccolo lì, vediamolo giusto un momento. Non lo vedo. È bello non vederlo. Oh, eccolo lì. Stiamo andando più lenti, non c'è nessuno a bordo, probabilmente. Non sono modellati l'equipaggio, strano perché è modellato per le navi nemiche, però effettivamente magari uno nel gioco normalmente non va a guardare se c'è qualcuno a bordo degli U-Boot. Ok, andiamo avanti veloce e superiamo questo U-Boot. Questo ci dice più o meno che in realtà la velocità di navigazione dovrebbe essere la mezza, stiamo sulla mezza, quindi bello questo effetto delle nuvole che passano sopra, intanto è sera. Si riduce di molto la nostra visibilità e siamo in alto mare oramai. A questo punto possiamo cominciare già a pianificare un po' la nostra navigazione all'interno del quadrante. Allora, settore di pattuglia raggiunto, trasmissione dall'ammiragliato, ricevi la trasmissione. Non dovrebbero esserci convogli a questo punto della storia, soprattutto nel mare del nord. Ok, non si prevedono azioni ostili da parte di Inghilterra e Francia, alleati della Polonia. Azioni ostili nei loro confronti sono proibite fino a nuovo ordine. Quindi siamo sostanzialmente mandati a pattugliare per trovare, non lo so, navi polacche, perché in questo momento siamo in guerra solo con la Polonia, però a questo punto sarebbe stato meglio combattere nel Baltico. Qui qualcosa da fare c'era. Va bene, settore di pattugliamento raggiunto, mandiamo la comunicazione via radio e continuiamo a farci i nostri chilometri. Una volta arrivato qui voglio fare una immersione sonar e non
Non è passato neanche un giorno e siamo in guerra con l'Inghilterra. Occhio da come è cambiata la mappa. Ma riceviamo la trasmissione che probabilmente ci dirà di stare attenti alla Royal Navy. Capito allora il perché di questa prima missione separata, perché aveva tutti questi bei messaggi abbastanza storicamente accurati. Ostilità verso il Regno Unito, a tutti sommergibili, con effetto immediato le navi inglesi sono da considerarsi ostili. Da questo momento si ordina a tutti i sommergibili della prima ondata di attaccare le navi da carico secondo le regole del diritto di preda. Sostanzialmente attaccare a. Finché sarà in vigore il diritto di preda, le navi da carico battenti bandiera inglese possono essere attaccate senza dare preavviso. OKM dovrebbe essere Oberkommando Marine. Ma non citatemi su questo perché sto andando proprio a memoria. Diciamo Oberkommando Marine. Supermarine. Ok, siamo in guerra, regole del diritto di preda, possiamo attaccare senza preavviso, effettivamente è una delle cose, diciamo che è stata problematica nella guerra sottomarina, perché fino a un certo punto, allora, prima cosa, siamo in guerra, quindi facciamo la prima osservazione direttamente da qui. Tauchen auf 50 Meter! Fino a un certo punto il diritto di attacco era sostanzialmente avvicinare la nave, abbordarla e nel caso affondarla. Ma con appunto il diritto di preda si intende che un sottomarino può andare direttamente ad attaccare senza dare preavviso dell'ostilità. Diciamo un po' il passaggio tra lavorare come dei pirati e lavorare come degli assassini silenziosi. Ok, riserve d'ossigeno basse, eccetera, eccetera. Ripartiamo con il nostro con la nostra pattuglia. Abbiamo fatto circa una metà. L'ammiragliato ci racconta un sacco di cose, ci racconta che anche la Francia è diventata ostile. Ricevi la trasmissione. E devo dire che hanno fatto veramente un bel lavoro per questa inizio di campagna del 39. Logicamente la stiamo giocando a una velocità assurda, ma se guardate l'ora è passato un giorno intero, sono le 17:52 a questo punto. Ciò nonostante mi sarebbe piaciuto nella primissima fase della guerra poter attaccare le navi polacche, però se immagino bene le navi polacche non ci sono ancora in questo gioco. Ostilità verso la Francia è in guerra con noi dalle ore 17 di oggi, sono consentite azioni difensive contro le navi da guerra e di mercantili francesi. Ai sommergibilisti non è dato il permesso di abbordare o attaccare navi battente bandiera francese. È consentita l'autodifesa. Faccio notare che anche tutte le navi del Regno Unito sono da considerarsi ostili. Ok, perfetto. Quindi, attaccare gli inglesi, difendersi dai francesi. Regole di ingaggio abbastanza complicate. Fortunatamente non stiamo assolutamente ingaggiando Grazie, nessuno. Marchese. C'era. In dienst. Questo che. Ah, ok, è in radio. Naturalmente io adesso non ho fatto tutto il lavoro qua sotto di risistemare, ma soprattutto quello degli incarichi, la tabella oraria. Se andate a vedervi le prime puntate della serie su U-Boat, avevo fatto tutto questo lavoro in modo che
i personaggi non si stancassero, eccetera, ognuno avesse le sue attività da fare. Logicamente per una singola partita non sto a rifare quel lavoro lì perché mi andrebbe via mezz'oretta. Ok, continuiamo. Kurs auf diese Koordinaten setzen. E se nessun altro ci dichiara guerra, abbiamo finito il pattugliamento e possiamo completare la missione. Ma in realtà volevo appunto andare a Kiel, Koordinaten setzen. giusto per completare questo video. Andiamo a vedere un secondo porto, anche se ci richiederà un po' di tempo. Carburante ne abbiamo parecchio. Suonano campanelle dappertutto. Ok. Arriviamo. Allora, più o meno questa è la zona dove dovrebbe esserci il memoriale. Perfetto, è piena notte. Sono le 17. In realtà c'è una nebbia del diavolo. Oppure sto guardando verso... Allora, andiamo un momento verso Legen Sie den Kurs an. la costa. Ok, Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. ecco la costa. E no, non direi. Non direi proprio ci sia il modellato il memoriale. Era modellato nel Wolf Park, mi sembra si chiamasse. Era una super mod di Silent Hunter. Sì, è assolutamente terra desolata fino al porto e poi c'è il porto. Perfetto, andiamo in porto e chiudiamo questo video. Purtroppo non abbiamo visto l'attacco, ma questo è abbastanza normale in questo gioco, anche nelle Kurs auf diese missioni Koordinaten classiche, setzen. nelle missioni della... Nelle missioni della campagna era molto molto difficile trovare navi a meno di essere diretti a intercettare. Ecco, abbiamo schiantato assolutamente qualcosa. Meyer, qualcuno sta andando a stabilizzarlo. Meyer, sì. È rimasta giù una pozza di sangue, fantastico. Non ho capito contro cosa abbiamo sbattuto, pazienza, ma vedo che il problema fondamentale della navigazione sotto costa è ancora bello vivo. Erledigt. Schaden repariert. Legen Sie den Kurs an. E siamo attraccati a Kiel. Fortunatamente vedo che hanno un pochino sistemato l'attracco. Infatti ha attraccato senza problemi. Diamo un'occhiata al porto di Kiel. Sono le 18, è un po' tardi. Ecco, Kiel mi sembra non sia stata considerata allo stesso modo della città da cui siamo partiti. È un porto molto piccolo, la città non è modellata. Penso che la ragione fondamentale di questa scelta è perché il porto di Kiel in qualche modo lo avrebbero comunque incluso,
ma non... Allora, passiamo un momento alla visuale orbita. No, visuale di sezione, no. Visuale d'orbita. Volevano comunque includere la città di Kiel, che comunque qualcosa c'è lì all'orizzonte effettivamente, non è che proprio ci sia zero della città, ma è un porto molto ridotto rispetto all'altro. Naturalmente se l'altro è un porto effettivamente di missione, questo probabilmente non è un porto di missione, infatti non vedo neanche, vedo il reclutamento, vedo il magazzino, non vedo l'ammiragliato, che penso sia solo nel porto principale di partenza fino ai trasferimenti. Bene, devo dire che il gioco è nettamente migliorato con questa patch. Spero che questo video, anche senza combattimento, vi sia piaciuto. E come anticipato, appunto, non riprenderò la campagna di U-Boat, anche perché appunto il file non è più funzionante, il file di salvataggio non è più funzionante con questa nuova versione. E comincerò probabilmente una partita a U-Boat quando il gioco arriverà nella versione stabile, perché è veramente una campagna troppo lunga da portare sul canale, considerando che faranno ancora dei grossi aggiornamenti tipo questo. Per oggi è veramente tutto, e alla prossima!